Sono stati circa in 300 fra amministratori, consiglieri comunali e cittadini a occupare la sala verde della cittadella regionale per incontrare il commissario per l'attuazione del piano di rientro in sanità Saverio Cotticelli. Sono i rappresentanti di 25 comuni della zona Poldino-Esero che hanno raccolto l'invito partito dal sindaco di Castrovillari per protestare contro le difficili condizioni dell'ospedale Ferrari. Ma la manifestazione partita dalla cittadina del Poldino si è poi estesa a un comprensorio decisamente più vasto e le richieste sono relative ad interventi che possono permettere di uscire da una fase caratterizzata da numerose criticità. Abbiamo posto l'attenzione appunto su due livelli di rivendicazione. Il primo è l'emergenza per questo periodo estivo, dove il diritto alle ferie dei dipendenti sanitari porterà addirittura alla chiusura se non si interviene tempestivamente dei reparti fondamentali per la vita. E dall'altro, subito dopo l'estate, a quelle che possono essere, diciamo, le aspettative dei territori per come le hanno ridotte nell'atto aziendale. Noi crediamo né più e nemmeno che l'attuazione dell'atto aziendale, vale a dire, come è stato detto, tre ex ospedali, Mormanno, Lungro e San Marco, case della salute, che siano case della salute però con quelle che sono le specialità previste, e un ospedale SPOC, quello di Castrovilla, che abbia tutte le specializzazioni che sono previste nell'atto aziendale, ma che soprattutto abbia 226 posti letto, perché se mancano i posti letto si intasano i pronto soccorso, se il pronto soccorso si intasa non c'è la possibilità nemmeno di capire quali sono le patologie e quindi noi qui stiamo giocando con la vita delle persone. L'altro aspetto è quello della medicina territoriale. La medicina territoriale può avere un impatto deflattivo su coloro che accedono alle strutture ospedaliere, però non possiamo rimanere fermi con i progetti su carta senza che praticamente partano per come sono state previste, per come sono state impegnate le risorse, per come tutti noi ci attendiamo.